grazie a Paolo Pizzolato del Grande Nord, grazie veramente a tutti. Allora Paolo Pizzolato. Direttore, lei sa benissimo come sono fatto e quando inizio a parlare sono sempre stato molto focoso e molto acceso su alcuni argomenti, però qui mi sembra di vivere fuori dal mondo dove sinceramente non riesco, ho sentito tantissimi bellissimi discorsi, però forse non vorrei parlare così pesantemente, spero tanto che la gente a casa mi ascolti, forse non ci siamo resi conto che stiamo combattendo una terza guerra mondiale senza fucili, senza cannoni. Dobbiamo renderci conto che il paese nostro è completamente allo sbando per una serie di ventenni dove sono state sbagliate alcune manovre, ma è completamente allo sbando perché abbiamo inventato noi un'Europa assolutamente che non esiste. Ho sentito di parlare tutta prima di Europa, ma vorrei tentare di capire da quando è nata l'Europa, visto che l'abbiamo inventata noi, che qualcuno rispondesse o qui dentro oppure anche per telefono, cosa ha portato di positivo. Uno, non ha mai fatto un progetto per le famiglie. Due, non è mai stato fatto un progetto europeo per il lavoro, per i giovani, per il sociale. Si è sempre solamente parlato di bilanci e di soldi. Quello che a noi è successo è quello di dover pagare ogni anno una quota all'Europa che veniva investita in altri paesi, perché siamo partiti in 8, poi si sono aggregati gli altri che erano notevolmente più deboli, sono sempre stati aiutati gli altri dove noi andavamo a fare il rifornimento di gasolio, il rifornimento di benzina per cercare di far rimanere, dare una mano soprattutto ai paesi dell'est, e non abbiamo portato a casa assolutamente nulla. Continuiamo a pagare miliardi ogni anno dove invece gli inglesi pagano 5 miliardi e 200 in 2 anni per tentare di uscire. Gli inglesi che durante la seconda guerra mondiale hanno tenuto testa da solo al popolo nemico, al tedesco che noi adesso andiamo a cercare di aiutare. Forse non ci siamo resi conto che la Deutsche Bank, io parlo da bancario perché queste cose qui e il lato economico penso di poterlo sapere abbastanza bene dopo anni e anni di banca e una famiglia di bancari, non ci siamo mai resi conto che hanno fatto di tutto per poter scaricare addosso alle banche italiane tutti i derivati e tutta la spazzatura. I derivati sono la spazzatura delle banche tedesche che sono stati caricati da noi per cercare di fare in maniera di poterli svendere in Italia. Anche alle mie banche di credito cooperativo sta accadendo adesso che l'Europa ha voluto questa coalizione, questo grande movimento bancario che si uniformasse completamente, per cui addio banchette piccoline, per fare in maniera che diventando grande il movimento ci fosse la possibilità di riversare questa cloaca di derivati di nuovo in Italia, fare in maniera di poter liberarsi di questa spazzatura la Germania e diventare ancora più potente. Ma lasciamo perdere tutto questo. Io ho sentito tantissimi titoli da parte dei rappresentanti che sono qui dentro. Abbiamo parlato di immigrazione e continuo a dire ogni volta che vengo qui che non capisco perché gli immigrati partano per venire da noi, quando ho sempre combattuto la mia linea politica dove dico, visto che Egitto a destra e Marocco e Tunisia dall'altra parte erano dei paesi ricchissimi che potevano accoglierli, non si capisce ancora perché con i propri barchini vengano in Italia. Altro passaggio, hanno fatto affari d'oro con le cooperative super sponsorizzate dei governi antecedenti che li hanno imbarcati, portati a casa nostra, e dove assolutamente è stato un vero e proprio macello per gli immigrati, macello anche per noi con tutto quello che è successo, dove continuo sempre a dire che qualcuno, professore, dottore, lei mi aiuti anche un momentino se per caso sto sbagliando, se ha coraggio di dirlo in televisione davanti a tutta la gente, qualcuno all'interno degli ospedali non parla ancora e non ha ancora messo in moto il fatto che all'interno degli ospedali, delle strutture sanitarie, ci siano malattie nuove che stanno arrivando, perché tutto quello che si è fatto con gli immigrati è stato quello di guardare in bocca come i cavalli per vedere se erano i denti a posto. E questa è la verità, bisogna dirlo alla gente, alla povera gente che ci sta ascoltando. Altra cosa, economicamente parlando, noi siamo allo sbando. Io oggi, il 30 di novembre, ho pagato gli F24 della gente e soprattutto delle piccole aziende, dell'artigiano, del commerciante che domani mattina si alza e la prima cosa che pensa, spera che possa esserci un italiano o un veneto che abbia due palanche in tasca che va a comprare qualcosa presso la sua ditta oppure presso il suo negozio, cosa che non sta accadendo perché il potere d'acquisto degli stipendi è stata una cosa tracollante completamente, proprio ve lo dico a cuore aperto visto che mancano pochi mesi anche per me per andare in pensione, ma è proprio una cosa assolutamente abietta quella che sta capitando in questo paese. Stiamo arrancando. Quello che di bello ha avuto questo governo in questo momento e che io sto ammirando in questo momento è stato che hanno avuto il coraggio per la prima volta di sfidare questa Europa proprio che non esiste, questa bruttura di tutti questi intellettuali che ci dicono sempre cosa fare, e hanno cercato di mettere in campo un po' di forze per cercare di vedere se riuscivano a contrastarli. Dall'altra parte c'è stato un po' di peccato, diciamo, da parte di principianti che non sapevano con chi andavano a combattere, con chi andavano a sfidare, perché sono partiti un po' anche allo sbando, allo sbaraglio economicamente, e dove certe volte bisognerebbe anche partire un momentino più quieti e più tranquilli. Però bisogna dire la verità, noi non abbiamo la possibilità di poter recuperare economicamente quello che noi parliamo qui dentro di debito pubblico o cose di questo genere. Il debito pubblico nostro è in mano agli altri paesi. Quando voi parlate dello spread che aumenta o che diminuisce, lo spread aumenta o diminuisce in base
alla capacità e alla voglia dei paesi europei di comprare ogni fine mese, nelle aste dei BTP, dei BOT, eccetera, eccetera, i titoli nostri. Se qualcuno vuole far crollare il governo, fa a meno di comprarli e vede lo spread che va alle stelle. Se qualcuno vuole incoraggiare il governo perché gli è simpatico, compra i titoli nostri e fa in maniera di diminuire. Per cui ci si fa belli di questa porcheria qui che ogni mese viene fatta a livello europeo. È bello tenere testa all'Europa, economicamente bisognerebbe tentare di capire come poter fare in maniera di poter risparmiare i soldi senza dover andare a sponsorizzare Romania, Bulgaria o cose di questo genere, che nel corso degli anni hanno demolito la nostra bellissima agricoltura e hanno importato le famose mozzarelle blu, hanno importato i pomodori, abbiamo importato il grano che arriva dalla Grecia, non sappiamo nemmeno da dove venga via, hanno importato le olive dagli altri paesi dove noi abbiamo avuto difficoltà anche a livello agricolo di poter fare qualcosa. Piccola parentesi, brevissima. Negli anni antecedenti ho amministrato Veneto Agricoltura. Le strutture francesi e spagnole avevano messo in Europa 200 ragazzi, erano predisposti, che dovevano solamente scegliere e fare in maniera di portare a casa soldi con i progetti. Noi in Italia non abbiamo mai pensato di attuare una strategia del genere, perché un po' alla volta abbiamo perso forse la nicchia e la cosa migliore che avevamo in Italia. Prima di tornare da Paolo Pizzolatto, vediamo il secondo intervento sull'esponente dell'indipendentismo catalano che, intervistato da Lucio Zanatto, spiega ai veneti cosa bisogna fare per avere più libertà, insomma, per aspirare all'autonomia o all'indipendenza. Vediamo. Dovendo dare un consiglio al popolo veneto e non solo, in un momento in cui diciamo il percorso dell'autonomia sembra quasi avere un momento di stasi, che consiglio dare dalla vostra esperienza? Io non voglio essere, io devo essere umile e non voglio essere orgoglioso per dare qualsiasi consiglio ai veneti, ma io penso che l'Stato spagnolo e l'Stato italiano hanno seguito la tradizione giacobina, giacobinista, centralista francese, allora non sono tanto diverse la mentalità spagnola, la mentalità italiana, la mentalità francese, perché loro politici hanno l'idea, la nozione di centralizzare l'Stato, e quando questo non si può fare perché c'è una domanda troppo grande, per esempio in Italia, il Sud Tirolo, allora devono cercare la situazione più ottima per gli interessi statali. Allora, non è che l'Stato italiano, l'Stato francese, l'Stato spagnolo hanno un bel cuore verso i veneti, i catalani, i baschi, i corsi. No, hanno la necessità, non la volontà, la necessità di fare quello che è contrario alla sua ideologia. Un consiglio per i veneti. Numero uno, non fidarsi mai di Roma. Roma è una città bellissima, simpatichissima, ma io parlo della politica romana. Numero due, non fidarsi mai dei suoi politici che fanno il gioco a Roma. Numero tre, avere una nozione molto chiara di quello che vogliono per il futuro, per il suo avvenire. Federalismo, regionalismo, indipendenza. Se vogliono l'indipendenza, devono battersi per l'indipendenza. Se ti piace una ragazza che è bionda, non vai per la prima per la bruna, la mora, vai per la bionda. Diritto molto chiaro. Quindi secondo lei alla fine ho fatto tre consigli, mi dispiace, sono troppo orgoglioso della mia parte. Però una domanda è questa: e se si dovesse continuare, diciamo, su questa strada di stasi, di melina, di, diciamo così, di colla romana, come qualcuno la chiama, quale deve essere la strada che ad esempio stanno facendo adesso i francesi con Macron, quella di scendere in piazza e continuare a protestare finché non cambiano le cose? In questa Europa penso che abbiamo bisogno di scendere di nuovo in strada, in piazza, e di una forma pacifica, civica, fare una rivoluzione, forse non sociale ma sì politica, perché abbiamo dirigenti politici che non credono nella democrazia o non credono in quel senso stretto della democrazia, e oggi la politica di nuovo si è allungato
tantissimo e molto lontana del cittadino e si insomma o se ci troviamo in un paese, in una nazione storica come il Veneto, come la Catalogna, questa distanza emozionale, emotiva, politica, sociale è ancora più grande. Allora questo si deve credere che genera, che crea situazioni veramente di dissatisfazione sociale e politica. E questo non è buono, ma questo è malo per l'Italia, è malo per la Spagna, è malo per la Catalogna, è malo per il Veneto e anche malo per l'Europa. Allora, io penso che i cittadini veneti, catalani, che hanno la voglia, la volontà di trasformare la sua terra, il suo territorio, la sua, anche il suo Stato, devono metterci d'accordo e avere un programma comune per cambiare quello che la dirigenza politica, economica, finanziaria non ha bisogno di vederlo, neanche farlo. Marga Farot ha intervistato Lucio Zanato, domani a Limena il convegno Liberamente Veneti con l'assemblea indipendentista di Indipendenza Veneta. Grande Nord, verso dove sta andando? Noi siamo direttamente in contatto con questi signori, quel tanto che l'anno scorso siamo andati anche a trovarlo trovarli davanti ai tafferugli di tutti i vari accadimenti, anche direttamente in Catalogna, proprio per prendere esempio soprattutto dal loro coraggio. Coraggio che in Italia e, perdonate, anche nel Veneto tante volte manca. Loro credono veramente in quello che fanno. Noi stiamo andando un po' avanti a tentoni, cercando di portare a casa autonomia, un po' di dipendenza senza parlare, però il coraggio manca rispetto a quello che hanno loro. Noi andiamo avanti, noi ci crediamo perché è un processo talmente grande ma irreversibile, che prima o dopo noi abbiamo avuto anche degli aspetti culturali anche con altre regioni che hanno chiesto proprio di poter tentare di capire come poter mettere in atto una vera e propria non autonomia come si parla qui nel Veneto, ma addirittura indipendenza. Le faccio un esempio: la Sardegna, i sardi sono molto duri da questo aspetto e loro si sentono ben poco legati all'Italia, per cui un paese del sud, una regione del sud, venire in delegazione nel Veneto per prendere il consiglio dei partiti autonomisti indipendentisti da noi per cercare di capire come muoversi è stata anche una cosa che anche per noi è stato un momento di prestigio. È una cosa sicuramente che andrà avanti e invito anche la gente che ci sta guardando in questo momento a poter credere, ma soprattutto però a tenere in considerazione che se questa cosa non viene fatta, di guardare e di valutare il motivo per cui non viene fatta, di prendersela con chi non porta a casa o non porta a compimento il progetto che è stato messo in moto, perché si fa presto a parlare, però certe volte appunto delle parole fatte ci vuole. Quello che io credo è che il popolo veneto abbia diritto a una vera e propria autonomia e indipendenza, soprattutto per quello che è stato fatto negli anni antecedenti, però credo abbiano diritto anche tutte le altre regioni, soprattutto perché, come diceva lui giustamente, non crediamo solitamente a quello che succede a Roma, anche perché, il direttore, permetta un piccolo passaggio. Noi abbiamo un inno nazionale in Italia, chi più chi meno, tutti lo conoscono, lo insegnano a scuola, poi la gente fa finta di saperlo, invece nessuno lo sa. È un passaggio, dice, che schiava di Roma e Dio la creò, cioè l'Italia. Ma non ho capito niente allora dell'inno nazionale, scusa. No, sì, perdona, forse l'ha capito lei, no, che lo canta. No. Io canto Viva San Marco, per cui perdoni, ognuno ha le proprie. Ma sta dicendo delle sciocchezze. Ma lei non può dire sciocchezze inesistenti. Allora lei legga bene l'inno e cerchi di capire a cosa si riferiva. Non la schiava di Roma. Non so cosa si riferisca, so solamente quando si capita a Roma. Roma li cambia il mondo completamente. Ma questo è un altro discorso, adesso Roma è governata dalla Lega, quindi ci va. Ci vuole ben poco per dare una mano alle regioni, ma la volontà politica romana. Questo è un altro discorso, non devo dire sciocchezze. Ragione è quello che nel Veneto si vuole fare. Vuole che le dica una cosa: indipendenza o autonomia qui, o si muovono in Veneto o si muove un po' Zaia, oppure resterà sempre una pura utopia, e lo dico in maniera che la gente capisca e porti avanti questo progetto.